bambino, esplorando una casa sconosciuta, sbucai in un vano dove mi scoprii riflesso all'improvviso in una vasta specchiera. Tra la visione e il riconoscimento di me stesso trascorse un attimo, che mi parve lunghissimo, nel quale intuii che il mondo noto e quotidiano non era l'unica realtà. Di quella rivelazione non avrei saputo parlare. Mi colmava, ma ero costretto a tacerla. Era un segreto. Strumento di rivelazione è lo specchio, la metafora migliore sia della creazione divina che della conoscenza umana. Dio è specchio all'uomo e viceversa. Infinito e finito stanno a specchio l'uno dell'altro. Come definire un uomo che sfugge a ogni definizione? Elie Mirzola è un intellettuale eccentrico, maestro senza maestri, appassionato di filosofia occidentale e orientale, che si è formato su un'enorme quantità di viaggi e di letture. È un instancabile cacciatore di aure e di archetipi, scopritore di miti nascosti, che riesce a svelare con la sua prosa tradizioni remote e presenti, simboli e immagini di mondi noti e sconosciuti. Nei suoi libri, nelle sue esperienze, Elie Mirzola ha avvicinato abissi metafisici ed esperienze estatiche, affidandosi al gioco sottile delle allusioni, delle analogie, dei sincronismi. Gli scritti di Zola sono sempre stati un riflesso dei suoi percorsi personali, che si sono apparentemente sviluppati in modo casuale, poco sistematico. Le descrizioni di lontani luoghi d'Oriente si sono intrecciate alle rievocazioni delle antiche atmosfere d'Occidente. Le riflessioni sulle meraviglie della natura si sono alternate con i suoi commenti spesso ironici e pungenti sulla realtà contemporanea. Sull'arco degli anni, Elie Mirzola ha continuato la sua opera alchemica di trasmutazione del caos in ordine, estraendo dalla massa confusa degli stimoli e delle percezioni quotidiane la realtà quintessenziale delle cose, liberandole dai condizionamenti e dalle abitudini mentali, distillando letture, viaggi, incontri, personaggi, miti e conoscenze, per superare la lotta degli opposti e giungere all'oro della saggezza. Non c'è nulla che venga escluso, perché tutto fa parte della vita e tutto è collegato se lo si sa vedere. Elie Mirzola è stato professore universitario, ma è sfuggito al contagio della routine accademica, anche perché le sue conoscenze veramente universali sono nate da un contatto diretto con i luoghi dove è stata conservata l'antica saggezza. Negli anni 60 diresse una rivista, Conoscenza Religiosa, in cui raccolse contributi di alcuni dei più grandi studiosi di mitologia, etnologia, alchimia, musicologia, religioni comparate. Ogni numero di questa rivista spaziava dai mondi antichi alla poesia contemporanea, dall'Oriente all'Occidente, dall'arte alla scienza. Conoscenza Religiosa offrì ai lettori distratti dalla realtà effimera del quotidiano squarci metafisici impensabili nell'atmosfera culturale di quegli anni. Oggi, a 70 anni, Elie Mirzola guarda con lucido distacco le tappe del suo percorso,
ma continua ad esplorare le vie della saggezza, riconoscendola anche quando è nascosta nei luoghi più impensati e conservando la capacità di stupirsi di un fanciullo. Professor Zolla, il destino, esiste un destino? E che differenza c'è tra una vita accordata al proprio destino e una comune biografia? Il destino come idea generale si può anche contrastare. Ci sono tante persone che odiano la parola destino, la respingono. In realtà non si tratta tanto di determinare se l'idea stessa di destino sia giustificata. Vediamo, sperimentiamo quest'idea. Vediamo quando nasce. Intanto il mondo antico è pervaso dell'idea del destino. I personaggi dell'antichità sono tutti convinti di essere istradati verso una certa meta e di dover attraversare certe tappe per raggiungerla. Non soltanto i religiosi, ma chiunque, anche un generale romano, è convinto di avere un destino dinanzi a sé. Il destino è fatto di una serie di segni, cioè una vita predestinata ama individuare tutti i segni che si profilano d'attorno, soprattutto ovviamente le coincidenze. Una vita predestinata, chiunque viva una vita predestinata si accorge che è tutto un seguito di coincidenze, di cose che si rispondono, si esce la mattina, viene in mente un amico, ecco di colpo che l'amico spunta all'angolo della strada e proprio lui dice quella cosa di cui si aveva bisogno per i problemi da risolvere in quel momento. Quindi chi vive in un destino si sente via via sempre più attorniato da coincidenze. Questa certo è una collaborazione oggettiva, un destino soggettivo che lascia anche esterrefatti. Ci sono le pagine di Jung, che sono la scoperta moderna di ciò che si intende per coincidenza e quindi di conferma del destino. La coincidenza è creata dall'interazione fra la persona e la realtà? È una creazione dell'immaginazione? Sì. Di nuovo qui, risolvere il problema come fosse un problema oggettivo, soltanto oggettivo, scientifico, non si può. Però noi non viviamo soltanto facendo ricerche scientifiche, viviamo quotidianamente con tutte le nostre passioni e tutte le nostre indifferenze che giocano l'una contro l'altra. In realtà, se ci apriamo a intendere le coincidenze, scopriamo che non siamo noi a gestire la nostra vita. Ci sono altre forze molto strane che fanno spuntare appunto quella persona all'angolo della strada e che, se si vuole vivere felicemente, l'ideale è di aprirsi a queste collaborazioni oggettive, di non respingerle. Nell'antichità c'erano come delle tracce per accedere al destino, che erano i miti. C'è ancora la possibilità di una mitologia oggi? Ognuno in certa misura se la crea, la eredita. Certamente cominciano a diventare molto rari coloro che sanno intendere che cos'è un mito, che appunto un mito non è una verità di tipo scientifico. Il mito è un racconto, senza nessun fine, è un racconto che ferma l'attenzione, diverte o colpisce, il quale tuttavia trasmette delle verità. E qui, attenzione, non è la verità che si può dedurre per via analogica, per cui il destino significa esattamente qualcosa. No, il destino comunica una verità smuovendo qualcosa nel nostro inconscio. Ed è questa la sua forza.
perché non parla soltanto delle cose di cui sembra parlare, ma agita dentro di noi qualcosa che non conosciamo, che giace nell'oblio, e il destino lo risuscita, pardon, il mito lo risuscita, la vicenda mitica ci impegna al di sotto della nostra coscienza, quindi impegna tutti noi, tutto ciò che noi costituiamo. Di terra ed acqua, in varia proporzione, è composta ogni materia, anzi dalle loro più o meno condensate esalazioni di fumo e di vapore. Fumo e vapore, più o meno densi, è la gran compagine, il gran teatro del mondo, ovvero il caos. Questo caos assume volti, forme, che non sono mera evanescenza. Ogni testo antico esige una lettura almeno quadruplice, secondo gli elementi. La sua lettera è la terra. La sua morale è l'acqua, purificatrice dell'animo di chi legge. La sua allegoria è l'aria, che solleva al di sopra del testo stesso. La sua analogia è il fuoco nascosto che arse l'autore e che deve infervorare il lettore penetrante, spingendolo alla massima perfezione. Come riacquistare la sensibilità e le arti alchemiche, guardandoci d'attorno con esultanza? Soltanto a questo patto, contemplando le iridescenze di gioielli o di cascate, lo splendore di un incarnato umano, forse si saprà sentire la presenza animatrice che ha plasmato e va plasmando queste materie. Luce è la sostanza che non è sostanza, è immateriale, è l'unica eppure infinitamente rifratta e perciò infinita. Questi sono gli attributi del divino. Chi non abbia mai indugiato ad ammirare e lodare la luce, non si inoltri sulla via alchemica. Vivere è assorbire luce. Si guardino le verdure negli orti. Prima di verdeggiare erano celate, virtuali, nel seme. E che cosa rende seme il seme? Il bisogno di luce, il quale, per poco che possa, esplode fuori da quella scorza. Il seme è un bisogno di luce. La vita sulla terra è luce che ritorna luce. Come potrebbe la luce che illumina il mondo non essere lume a se stessa, come è lume a noi? E noi, quando si giunga ad abbracciare l'intero ciclo della luce, quando si sia cioè illuminati, siamo il luogo dove la luce torna a se stessa e sa di tornare a se stessa. I riti non possono sussistere, esistevano. Io mi ricordo certe serate ai vespri di certe chiese monastiche, fra le cose più incantevoli della mia giovinezza, e si cantava il gregoriano, cioè si era immersi in una realtà ancora anteriore al cristianesimo, perché il gregoriano è musica romana, è musica
ebraica e musica greca che si fondono in questa miracolosa creazione dei primi secoli. E quindi si adempivano certi gesti alle necessità del rito e quindi si era distaccati dal momento presente. Ma oramai questo è un ricordo. Pochi ce l'hanno oramai, via via che gli anni passano, sono meno le persone che si possono rendere conto dell'importanza che ebbe il rituale in Occidente. Ma basta che ci allontaniamo dalle nostre sponde ed ecco che in Oriente tutti i grandi miti, tutti i grandi riti ci sono riofferti. Basta andare in India, in qualunque piccolo tempio dove si entri, di nuovo si forma quella strana comunanza tra le persone presenti, si forma lo stesso impegno a svolgere tutti i gesti necessari e il miracolo si ricompone. Swaha. 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 Ma perché non c'è più un rito oggi? Fu abolito. Abolito dall'ultimo concilio, illuminatissimo se vogliamo vederlo nel profilo dell'apertura del cosiddetto ecumenismo, che in realtà poi è una forma, se vogliamo, moderata, comunque aperta alle altre religioni, ma che si propose anche di fare un patto con i partiti comunisti e quindi dissolse l'aristocratica liturgia. E questo ha delle implicazioni? Beh, priva l'Occidente dell'unico rito sacrale intatto che si era prorogato fino ad oggi. Un rito, fra l'altro, che è all'origine di tutte le grandi conversioni dell'Occidente. Se andiamo a vedere, c'è l'esperienza dell'ascolto di una liturgia. Eppure non è una liturgia perfetta nel senso che sia stata trasmessa intatta fin dall'antichità, no. Prima di tutto c'è stata la messa stessa fu alterata da Roma, perché tutta la parte misterica che si svolge al di là delle porte chiuse dell'iconostasi fu abolita da Roma, rimane in Oriente. E quindi ci fu questa nuova distruzione che fu compiuta dal Concilio di Trento, il quale annullò tutte le grandi tradizioni locali della liturgia e la unificò in maniera militare. Quindi non è che io sostenga che sia un rito intatto che provenga dalle origini della cristianità, no, è un composto di tanti elementi che però si erano unificati o conservavano del passato tanti elementi da offrire questa evasione dal presente, dall'aprire le porte che fanno accedere a un altro mondo, fuori di questo. Quindi perché si fece? Ma per l'impulso generale che animava tutti coloro che erano raccolti a concilio, che era di stabilire un ponte con il mondo comunista. Quindi di far accedere il popolo, di dargli la parte maggiore nel rito, che è un assurdo, un rito è gerarchico o non è? In greco e in latino si parla del fascino come fosse una brezza, un'aura spirante dalle persone o dai luoghi, che a volte cresce, diventa turbine, nembo, nube abbagliante, riverbero dorato.
L'aura è ciò che emana da un oggetto, da una circostanza, da una persona. In quel libro descrissi anche alcuni casi di aura. Uno dei casi che mi lasciò più esterrefatto lo vidi nel bazar di Shiraz, all'arrivo di una grande tribù di nomadi del deserto. E quando attraverso il bazar sfilarono alcune delle donne di questa tribù, rimasi incantato in senso letterale, perché gli occhi di queste donne già erano occhi di una favolosa forza, avevano la forza di chi riesce a sostenere la luce quasi accecante del deserto, e erano vestite in una maniera sorprendente, con tutti i loro monili addosso, come in genere i nomadi, che portano tutto ciò che hanno raccolto in vita sul proprio corpo, non è che lo abbiano dei cassetti dove nascondono tutti i gioielli. Quindi sfavillavano gli occhi, sfavillavano le gioie, e il passo era quello di chi riesce per giorni e giorni a camminare nel deserto. E tutto questo emanava un'aura. Un'aura di una donna antica, di una donna che proveniva da una regione arcaica, con tutti i messaggi che questo comporta. Radicate nel fondo della mente sono le metafore della brezza e dell'alone luminoso. Già sulle pareti delle caverne appaiono esseri divini cinti d'un'aureola. Sia nella pittura indù che nella cinese, alle creature soprannaturali fluttuano la veste e la chioma, e un alone le avvolge. Nella pittura sacra dell'Occidente si perpetuano il vortice di vento, l'aureola a corona del capo o la mandorla attorno al corpo intero. In tutti i tempi e luoghi avanzano in un turbine i figli del sole, e il loro Padre Celeste li irraggia. Al Cristo sul Tabor splendette la faccia come un sole, e i suoi vestiti abbagliarono come neve. Aura, per tutto l'Ottocento, è una parola che sale facilmente alle labbra. Poi è diventata una parola desueta, ed è avvenuto repentinamente, poiché ci si è accorti che oggi si vive fra persone e cose in serie, che per antonomasia non irradiano nulla. Sottili mortificazioni, inesorabili appiattimenti, spengono i luoghi e la gente. Fuorché tra antiche pietre abbandonate, non si cerchino aure in Occidente. Le aure vive, il tempo le ha consumate tutte. Macabro sarebbe se risorgessero. Ho la fortuna di abitare davanti a una delle più belle chiese del 600 di tipo fiorentino, e quindi appena mi sveglio la mattina mi sorprende sempre in qualche maniera nuova quest'aura, che è la chiesa di Santa Lucia di Montepulciano. Non è mai uguale. È stata accecata perché aveva un occhio. Aveva un'apertura fra il dentro e il fuori, sul quale era giocato tutto. Nell'architettura quest'occhio è stato sbarrato dal cemento. E tuttavia, cieca com'è, riesce ancora a incantare ogni mattina. La natura è un fatto reale, oggettivo, o una dimensione interiore? Anche questa è una dimensione della memoria o dell'anima? Ma natura, vediamo. È interessante la parola che in ebraico la designa, che sarebbe teva. Non è ebraica, è un imprestito arabo, è abbastanza tardo.
Questo vuol dire che per l'ebreo, prima dell'immissione di questa parola, la natura non esisteva. Eppure se leggiamo i salmi e vediamo scorrere le nuvole, vediamo soffiare i venti, vediamo tutta la campagna d'attorno, la natura c'è, ma è chiamata Dio. È Dio che spira, è Dio che freme, è Dio che si manifesta tutt'attorno. Lo spettacolo della natura è lo spettacolo della sua forza dinamica, appunto divina. E credo che converrebbe tornare a questa concezione arcaica. Vediamo che la natura, in altri popoli più vicini a tempi arcaici, per certi versi, ci comunica un messaggio abbastanza analogo. È un messaggio che in Europa non è mai stato divulgato. Mettiamo, in Cina c'è quasi sempre stata una grande pittura di paesaggio. Paesaggio in sé, nemmeno occupato da uomini che vi passeggino, è la natura in sé stessa, concezione che in Europa non esiste. Inoltre in Cina non c'è soltanto il paesaggio, ma c'è anche un'altra forma d'arte, tra le principali, tra quelle che più mi colpiscono quando visito un museo cinese, ed è la scultura di pietre. La pietra vista e riprodotta dalla mano dello scultore. Questa non è mai entrata in Occidente. E forse questa scultura di pietra è ancora più importante come accesso alla natura di quanto non sia perfino il paesaggio. Questo, ripeto, è puramente cinese o giapponese, non è nostro. Io penso che queste due forme, la pittura di paesaggio e la scultura di pietre, siano l'avvio perfetto a intendere la natura. Pensate al pittore che dipinge un paesaggio. Primo atto, stabilire dove sono le lucentezze maggiori. Unirle, stabilire la gerarchia fra le varie luci, via via nel paesaggio, stabilire quindi i colori e così a poco comporlo. La mente del pittore che è immerso nella composizione di questo paesaggio deve essere puramente legata a ciò che vede, non deve permettere ad altro di frastornarlo. E nel momento in cui compone il paesaggio non riconosce più alberi, prati, fiumi, montagne. Conosce soltanto rapporti di colore e di lucentezza. In quel momento la sua mente è il paesaggio. Come immaginare ci sia qualcosa di diverso fra quello che lui intercetta e ciò che gli si presenta per essere intercettato. In quel momento non è più un uomo normale, perché non soffre di passioni, non soffre di impegni d'altro genere, è tutto proteso a cogliere quel miracolo e quella cosa inesistente. Perché un paesaggio, ma guardatelo dopo 5 minuti, è tutt'altra cosa, i colori sono cambiati, il tempo è mutato, una nuvola ha gettato un'ombra, non c'è più nulla del paesaggio che si è presentato agli occhi del pittore, il pittore ha catturato. Quindi in quel preciso momento in cui la sua mente si è gettata a comporre il paesaggio, egli era il paesaggio. Così dice anche la teoria Zen della pittura,
non c'è differenza fra chi fa il paesaggio e il paesaggio stesso. Egli non è più lui, non è più quell'uomo. È semplicemente la capacità di raccogliersi e di comporre. Il paesaggio non è nulla di esistente in modo stabile, è un momento, anzi è una contraddizione in termini, è la fissazione di ciò che non può essere fisso, che è in flusso costante. Quindi questo è un vero modo di afferrare la natura. Ed è un modo che a noi non è proprio consentaneo, cioè qualcosa che noi abbiamo conquistato da pochissimo tempo. E questi abitanti, questi affratelli silenziosi che abitano nella natura, gli animali? Io mi sento soffocare fra uomini. Non riesco a parlare con loro, d'accordo, però c'è un tal limite, è così difficile stabilire un rapporto, prima di tutto perché è basato sulle parole. Le parole sono sempre un po' un povero mezzo, non è che si comunichi molto con la parola. Le comunicazioni veramente importanti, ma a che servono le parole? Ci si guarda e ci si intende. Ma con l'animale la comunicazione diventa molto più intima. Con il gatto, ma non è difficile poi mettersi in contatto, perché è un mondo, il suo, che non diverge molto dal nostro. Ma non si è mai capito a fondo chi poteva entrare a contatto con gli animali, emularli, era lo sciamano. Lo sciamano era appunto colui che tentava di entrare in questi mondi diversi. Come faceva? Soprattutto imitando il suono dell'animale. Lo sciamano penetrava alla radice delle cose rullandone il ritmo e ne coglieva l'aura o essenza imitandone il timbro. Ululava come il vento, mucchiava come il tuono, svariava dal ruggito al pigolio, dal rantolo al vagito. Di tutto e di ciascuno ricreava in sé l'essenza. Lo sciamano riproduce, ricrea le mille realtà e solo così le domina, poiché solo ciò che sappiamo fare conosciamo appieno. Egli diventa ciò che sta al di là del piano sonoro, dei molti ritmi. Tocca il piano della germinalità, della luce creatrice, del fuoco di conoscenza. Egli si identifica col fuoco che lo muove. Sono tutt'uno il suo cuore e l'amor che muove le stelle. Egli intuirà il mondo come danza, intreccio degli elementi. Per lui la terra e l'acqua sono rette dall'aria e i ritmi sonori sono l'essenza di ogni cosa visibile, di ogni umida terrestrità. E vedrà analogie per ogni dove. Il sincretista è un uomo di vaste, varie conoscenze, sensibile alle aure e alle sfumature, curioso viaggiatore. Le sue certezze, che non presume di chiudere in parole correnti, gli danno un'identità salda e sicura. Per il sincretismo, le verità parziali delle filosofie e delle religioni finiscono col coincidere, come le linee dei quadri, tutte confluiscono prospetticamente nel punto di fuga. Come per il pittore di prospettive l'occhio non è la visione, per il sincretista la parola non è la cosa. È un ingenuo errore credere che linguaggio e verità possano coincidere. L'istanza decisiva è l'esperienza interiore, silenziosa e meditativa. Questa idea della tradizione come unità che lega le metafisiche d'ogni parte del mondo, per cui di fatto i Veda, il Tao Te Ching, i testi dei grandi dell'Islam,
Ibn Arabi, Rumi, i testi dei sommi d'Occidente, della tradizione platonica, di Scoto Erigena, paiono dire le stesse cose, seguire gli stessi principi, fornire le identiche dimostrazioni. Beh, quando si scopre questa identità fondamentale, si rimane sgomenti. La rivelazione della tradizione fra le esperienze più importanti che tocchino all'uomo. Naturalmente poi si potrà anche discutere sulla perfetta coincidenza delle espressioni. Si dovrà sempre trattare con la differenza delle lingue, le quali sono distinte. Però nessuno può negare che il significato di tutti questi significanti sia unico. Intendiamoci, la religione è cosa diversa nel basso e nell'alto. Il basso sarà un sincretismo confuso, però efficace, efficiente. Ma quello che vedo, mettiamo in un villaggio brasiliano, dove tutto confluisce, lo spiritismo più ingenuo, dei culti a metà fra indiani e africani e anche i culti cristiani, e tutti si mescolano indifferentemente, e la fede di questa gente è viva, è amabile, è profonda quanto può essere la fede di un semplice. Invece ci sono dei grandi che sono l'esempio del sincretismo più alto, Pico della Mirandola, Abhinavagupta, e menziono i due grandi filosofi che hanno espresso l'ideale sincretista, che hanno voluto abbracciare tutto ciò che era a loro conoscenza. Pico della Mirandola raccoglie tutte le fedi, tutte le filosofie e tenta di entrare all'interno, nella loro composizione, fino a diventare, diciamo, l'arbitro del mondo, fino a identificarsi con Dio. Anche Abhinavagupta si propose molto prima di Pico della Mirandola lo stesso fine. Allora, tra il brasiliano, il sempliciotto brasiliano, disposto ad ascoltare, eppure ci può essere una fede altissima fondendo le varie fedi. Ma che cos'è la fede? Ma la fede è una parola che adopero, forse illecitamente, non lo so, è una parola di cui si può fare a meno. Io non ho fede, non so che sia la fede per me. Alcune cose le so, altre le so a metà, altre non le so, e non ho bisogno di altre categorie, non ho bisogno di avere fede in nulla. Ciò che so, non ho bisogno di aver fede, non ho bisogno di aver fede nell'aver due mani, lo so, non ho bisogno di fede, sicché. Ci sono cose di cui so e non so, cioè posso sapere fino a un certo punto. È inutile la fede, anzi, non mi dà che fastidio, perché devo sapere esattamente quanto so e quanto non so. Quanto a ciò che non so, Dio mi guardi dal mettere fede in ciò che non so, quindi non me ne faccio nulla.
E invece no, è naturalmente un fondamento del pensiero nostro, nasce in modo ammirabile nelle pagine di Sant'Agostino, ci innamora l'idea della fede così come egli la enuncia, traendola da San Paolo, eccetera. Non è che io neghi il valore, l'incanto di questo concetto. A me non serve a nulla. L'uomo matura interamente soltanto a patto di affrontare e comprendere la donna. Una figura come Circe non è possibile che svanisca del tutto dall'orizzonte della speranza umana, anche se una civiltà avversa con tutta la sua forza tenti di eliminarla. La ravviso nella figura che si ritrova spesso nelle chiese romaniche, la sirena, la donna pesce, spesso bifida, che ostenta il grembo. Nella pieve di Corsignano, al centro dell'architrave, una sirena impugna le proprie pinne divaricate, ostentando linguine, come dicesse che varcando la soglia del tempio si entra, si torna nel suo grembo. Essa è identica alle fanciulle pesce che in India personificano gli umori del sottosuolo. Sposandole in sogno, un conquistatore può diventare legittimo signore della terra sottomessa. Ma la donna, e qual è l'incarnazione più perfetta della donna ideale? E credo che l'abbia data Omero con Circe. Circe è la donna di straordinaria potenza, di infinita sapienza, la quale trasmuta gli uomini in ciò che sono di fatto. Ne fa dei porcelli, ne fa, oppure ne fa degli eroi. Quindi è l'esempio del femminino nella sua natura più limpida. C'era però un altro grande mito che guidava le coscienze, ed era quello dell'androgeno. Eh sì, perché tutto ciò che è superiore nell'uomo va al di là della divisione sessuale. Cioè la conoscenza non ha un conoscitore definito per il sesso. Si conosce come uomo, come donna nel contempo. Tutte le attività più intelligenti vanno al di là della divisione sessuale. Non che non ci sia un'intelligenza particolarmente femminile, particolarmente maschile, però le grandi intelligenze debbono imparare l'androginia, cioè a fondere le due potenzialità, a nutrire come la donna e a penetrare come l'uomo. Le due cose debbono fondersi. Quindi questo è il matrimonio interiore, praticamente. Sì, è la condizione androgina a cui sempre è stata accostata l'esperienza mistica e che è intrinseca, poniamo, a ogni grande artista. Un artista non può rappresentare la realtà soltanto dal punto di vista femminile o maschile. Deve integrare, per forza. Un narratore deve saper guardare il mondo come è visto da una donna, un pittore deve penetrare in maniera femminea entro la realtà e viceversa. L'estasi che cos'è? L'estasi è semplicemente la fusione col mondo esterno. Quando mi sento completamente trasportato nel mondo circostante, fino a dimenticare di essere me stesso, perché sono tutto ciò che vedo, che odo, che tasto in questo momento, sono androgeno. So per certo che nel silenzio e nella solitudine, in cima a un monte o nel folto di un bosco o in un'aperta pianura, se per un istante cesso di seguire la trafila dei pensieri e delle immagini della mente, giunge la liberazione.
mi trovo alla radice del cosmo, immobile perché tutto mi circonda mitemente, felice perché nulla di più potrei desiderare. E tutti questi aggettivi stonano perché in realtà semplicemente sono. Sono l'essere. In giapponese si dice in montagne viola e acque chiare. Una delle prime scoperte che si fanno meditando è la presenza della morte. Il fatto che un momento sussista è perché muore. E si muore costantemente. La morte è una presenza che ci toglie di continuo il momento a cui siamo attaccati. Anzi, forse ha valore questo momento soltanto perché la morte ce lo sottrae. Se non ci fosse la morte non ci sarebbe la vitalità, non ci sarebbe l'essere. L'essere c'è perché il non essere lo attanaglia. La morte c'è e la vita c'è perché la morte le incombe addosso. Quindi ci si abitua a riconoscere questa presenza. Naturalmente la disattenzione comune fa sì che non si noti la morte. Ad esempio, a guardare un paesaggio, lo dicevo dianzi, se si fa la dovuta attenzione, il paesaggio non rimane mai uguale. Il paesaggio è sempre in una situazione di tormento, è quasi sempre sul punto di essere defunto. E ci vuol poco, una variazione minima dell'aria, una diminuzione o un'alterazione della luce, cambia tutto. Quello che ci sembrava così saldo, così fermo, in realtà è un fluttuare. Lo vediamo di più davanti al mare. Il mare sì, veramente si scorge, è un continuo trasecolare, un continuo morire. Per quello forse che attira tanto la vista del mare, si guarda estatici. Forse perché la morte lì è chiara. Non c'è un'onda che duri, l'onda è veramente il passaggio, l'onda muore subito. Quindi se ci si abitua ad accorgerci di questa presenza della morte, ci si accorge anche che noi stiamo morendo, perché muore in noi tutto ciò di cui perdiamo memoria. E la nostra memoria non è tanto fitta. O estesa. A una certa età sono anni interi di cui non ci ricordiamo quasi nulla. Non sapremmo mai più dire che cosa facessimo una certa giornata di 10-15 anni fa. Anzi, siamo seri, non riusciamo nemmeno a ricordare bene che cosa si facesse la settimana scorsa. Quindi è già tutto morto. In realtà la notte uccide quasi tutta la giornata precedente. E guai se non lo facesse. Non si potrebbe vivere stretti dalla mole di ciò che si è vissuto. E perciò si è grati della morte se si ha un minimo di consapevolezza. A questo punto, che cos'è la morte in sé e per sé? È semplicemente questa esperienza quotidiana, molto più accentuata durante la notte, che a un certo punto diventa tutta l'esperienza, non c'è più nulla d'altro che questo sparire. Ma se ci si è abituati, non deve ferirci. Il liberato in vita è colui che ha scoperto che l'io non è il corpo destinato a morire e a rimutare senza tregua, il quale è mio
non è me. Io non è nemmeno la mente, il flusso di pensieri e di immagini che cessa di operare nel sonno. Forse raggiunge l'io l'uomo che si dedichi allo yoga e a cui arritano l'illuminazione e la beatitudine. No, perché l'una e l'altra si possono tacciare di essere transitorie illusioni. L'io è qualcosa di sempre presente, non qualcosa di lontano da raggiungere. È simile piuttosto all'ombra immobile, basta accorgersene. È simile allo specchio che include ogni apparizione, allo spazio che comprende ogni realtà e si situa tra sonno e veglia. Non ha forma, sapore, suono, gioia, dolore. Non è il conoscente né il conosciuto, è il conoscere. Noi attribuiamo il carattere di realtà a ciò che è di fatto un sogno, perché ci si può ridestare semplicemente rifiutando di considerare la realtà quotidiana la realtà tout court. Come ci si risveglia dal sogno? Ma il risveglio dal sogno forse è uno dei momenti più fortunati dell'uomo, perché è il risvegliarsi dal sogno che definisce la liberazione. A norma della filosofia indiana classica, dell'Advaita Vedanta, è frode qualunque percezione. Frode è qualunque concezione del mondo. Tutto sta a vedere se è una frode a fin di bene, se cioè una frode che può condurre alla lunga alla liberazione. Quindi tutte le fedi religiose non sono che somme frodi che nei casi propizi conducono a liberarsi. Professore, lei ha conosciuto molte persone, ha scritto molti libri, ha visitato molti luoghi. A che conclusioni è giunto? Sono giunto al punto di partenza, cioè alla prima infanzia. Cioè, la prima infanzia, proprio quando avevo 6 o 7 anni e leggevo i Tao Te Ching e le opere di Carroll, Alice nel Regno delle Meraviglie. Quindi questo praticamente è il compimento di un destino. Spero, sì, per ora. Anche se si è sempre alla mercé del futuro.